Immaginatevi un mondo dove solo lo 0,5% della popolazione sa leggere e scrivere. Ecco, il mondo della tecnologia era così fino a poco tempo fa. Il mio obiettivo in questo video è quello di mostrarvi come questo stia cambiando radicalmente. Effettivamente, oggi solo lo 0,5% della popolazione mondiale sa scrivere codice ed è per far fronte a questa analfabetizzazione tecnologica che si è resa necessaria la creazione di strumenti che rendono la programmazione accessibile a tutti, permettendo di creare software senza la necessità di saper scrivere codice. Ed è proprio questo il no-code. Sono strumenti che rendono la programmazione accessibile a tutti, permettendoti di creare software senza scrivere codice. Ma da dove nasce l'idea? Beh, magari qualcuno tra di voi si ricorda l'arrivo di Excel. Era il 1985 e improvvisamente chiunque poteva fare calcoli complicati. Prima quei calcoli erano riservati a carta e penna oppure a calcolatori complessi che pochissime persone sapevano usare. Una vera rivoluzione. E poi l'arrivo di WordPress nel 2003 e Shopify nel 2004, che hanno democratizzato l'accesso al web. A quel punto chiunque aveva l'opportunità di creare il proprio sito web e comunicare online, raggiungendo audience che fino a quel momento erano impensabili. Come vedete, quindi il no-code non è una novità, ma è la naturale evoluzione del livello di astrazione della programmazione. Ok, mi spiego meglio. Da sempre si cerca di rendere la comunicazione uomo-macchina sempre più simile a quella che possono avere due persone. Se pensiamo al linguaggio binario che si basa su 0 e 1, ecco, siamo decisamente lontani dalla conversazione che possono avere due persone. Poi sono arrivati gli assemblatori che hanno semplificato questa conversione di linguaggio. E poi i linguaggi di alto livello come Java, C++, Python e i relativi framework come Django, Flask, che ci permettono di creare applicazioni con un linguaggio che assomiglia a un inglese macchinoso. Ecco, poi il no-code invece ci permette di fare queste cose qui, ma con un drag and drop. E infine l'intelligenza artificiale, che ci permette ad oggi di realizzare una landing page semplicemente mandando un audio. Ecco, abbiamo raggiunto un livello di astrazione che ha reso la comunicazione uomo-macchina molto simile, se non uguale, a una conversazione, a una comunicazione che possono avere due persone. Se i primi quattro gradini, quattro step, sono dedicati a chi sa scrivere codice, agli sviluppatori, gli ultimi due, quindi no code e intelligenza artificiale, sono accessibili a tutti, o almeno a tutti coloro che sanno leggere e scrivere. Passiamo quindi a parlare di questa intelligenza artificiale di cui si sente tanto ultimamente. Beh, partiamo col dire che il termine intelligenza artificiale è un termine scorretto, in quanto non è una mera riproduzione della mente umana, non ragiona come noi, ma piuttosto è un insieme di sistemi in grado di eseguire compiti che normalmente richiedono l'intelligenza umana, come l'apprendimento, il ragionamento, la risoluzione di problemi. L'IA quindi va vista come un compagno, un assistente che sta rendendo il nostro mondo digitale sempre più accessibile, più potente. Ma perché quindi ci spaventa così tanto? Beh, proprio per questa sua capacità di riprodurre il nostro linguaggio, di risolvere problemi e che prima pensavamo essere riservati all'uomo. Ma penso, e questa è una mia opinione, che sia principalmente per la sua creatività. Questo è quello che ci spaventa di più. In quanto pensavamo che la creazione originale sarebbe stata il nostro ultimo baluardo. E invece non è così. Ricordo ancora un professore del Politecnico di Torino che in classe ci disse: "Ragazzi, le macchine sostituiranno tutto, tranne la vostra creatività, siate creativi, ragazzi." Ecco, adesso ripensandoci, non era tanto tempo fa, erano 5-6 anni fa, il professore si sbagliava.
perché ad oggi le macchine possono essere creative. Ma quindi siamo fregati? No, ci resta l'ideazione che in un processo creativo viene prima della creazione. Dobbiamo essere quindi in grado di saper descrivere, rappresentare la nostra idea. Dobbiamo imparare a dare gli ordini giusti in modo tale che essa venga rappresentata esattamente come la immaginavamo. Ed è questa l'arte del prompting. Mi sarà capitato a tutti di chiedere qualcosa a ChatGPT e di ricevere come risposta qualcosa di non soddisfacente. Ecco, per esempio, se volete lanciare una campagna marketing per un nuovo prodotto di skincare e il vostro prompt assomiglia a questo, non lanciate la campagna. D'altronde, se doveste chiedere a una persona, lo chiedereste così? Non credo proprio. Prima di tutto vi rivolgereste a uno specialista di digital marketing. Ecco, quindi iniziamo con dare un'identità a questa intelligenza artificiale. E poi, fisserete un obiettivo. Magari date un contesto, come per esempio il target, i canali da utilizzare, il budget, gli step da seguire, il formato dell'output che volete, no? Come volete che la ricerca, l'analisi sia svolta. E poi, d'altronde, finiamo tutte le mail con un resto a disposizione per ulteriori dubbi o chiarimenti. Ecco, la stessa proposta, la stessa domanda, fatela a ChatGPT, chiedete se ha bisogno di ulteriori informazioni per svolgere il compito nella maniera corretta. Probabilmente sì. Se il video vi sta piacendo, non dimenticatevi di seguirmi per rimanere aggiornati su temi di digitalizzazione, no code, IA. Trovate anche il link alla newsletter dove una volta a settimana mando consigli di automazione da applicare per risparmiare tempo e evitare i copia e incolla. Abbiamo parlato di no code, abbiamo parlato di IA, ora vediamo come i due mondi convergono. Ho detto più volte che il no code è accessibile. Attenzione, accessibile non significa facile. Uno strumento no code è paragonabile a un pianoforte, che è uno strumento estremamente accessibile in quanto pigiando tre tasti si forma un accordo. Anche un cane potrebbe suonarlo. Inoltre un pianoforte ha i suoi limiti, non può suonare come un violino, però possiamo combinarlo con altri strumenti per creare un'orchestra. Ed è questa modularità che caratterizza anche gli strumenti no-code e li rende estremamente potenti, in quanto se combinati insieme possono dar vita a sinfonie molto complesse. Questa proprietà esiste grazie a due grandi catalizzatori. Primo, il cloud, che permette di accedere ai tuoi dati ovunque e non avere nulla sui tuoi dispositivi. Immaginatevi il cloud come un deposito bagagli in una stazione. Voi arrivate, posate tutte le vostre valigie, quindi i vostri dati, le lasciate lì nel deposito, il cloud, e quando ne avete bisogno, da qualsiasi stazione, quindi qualsiasi dispositivo che abbia accesso a internet, potete recuperare le vostre valigie. Il secondo grande catalizzatore sono le API, Application Programming Interfaces, che permettono di accedere a servizi di altri software in maniera molto semplice. Immaginatevi una API come un cameriere al ristorante. Tu ordini dal menu, quindi richiedi i tuoi dati, le tue funzionalità. Il cameriere va in cucina, quindi il sistema o il database, per prendere ciò che hai chiesto e portartelo. L'intelligenza artificiale oggi si posiziona come terzo grande catalizzatore per il no-code, aggiungendo un po' di magia a questi servizi. Proprio come un mago usa la propria conoscenza per fare magie e risolvere problemi, l'IA usa i dati e algoritmi per fornire risposte e soluzioni. Vediamo concretamente come l'intelligenza artificiale permette di potenziare i tool no-code. Una prima integrazione è in quanto assistente per aiutare nell'utilizzo dello strumento stesso, come per esempio la possibilità di creare un questionario su Fillout a partire da una semplice frase o un prompt e averlo già fatto, o la possibilità di tradurre al volo i contenuti su Notion. Una seconda integrazione è l'aggiunta di componenti che ti permettono di creare software con l'IA già integrata, con un semplice drag and drop.
come per esempio Retool, che permette di creare in pochi minuti una chat che ti permette di interrogare i tuoi documenti, il tuo database e ricevere risposte personalizzate, grazie ai modelli di OpenAI, la casa madre di ChatGPT. O Voiceflow, per esempio, che ti permette di creare chatbot potenziati con l'intelligenza artificiale. E infine l'IA per automatizzare i tuoi processi aziendali tramite API. In questo caso il mio tool preferito è Make, che utilizziamo nel quotidiano. Vediamo qualche caso concreto. Sicuramente l'IA generativa trova molte applicazioni importanti nel campo della creazione di contenuto, come in questo caso, in cui possiamo generare rapidamente 3 articoli a partire da un altro articolo, magari della concorrenza, o da un'idea buttata giù velocemente, o da un video YouTube. In tutti e 3 i casi potete generare il vostro articolo per il vostro blog con un click. Una bozza dei 3 articoli è generata con un titolo e una meta description, ottimizzati SEO in base alle vostre keyword. Ovviamente potete e dovete andare a modificare e correggere il contenuto, questo va fatto sempre, e una volta soddisfatti potete andare a programmare la pubblicazione. Quindi andate a selezionare la data, una volta che arriva il giorno, il vostro articolo in un attimo è pubblicato sul blog del vostro sito. Ma non finisce qui, perché una volta pubblicato vogliamo anche condividerlo sui nostri social. Quindi andiamo a selezionare i canali, per esempio LinkedIn, generiamo il nostro post allo stesso modo e modifichiamo, correggiamo come vogliamo e pubblichiamo e programmiamo la pubblicazione. La combinazione di questi strumenti può rappresentare anche un valido aiuto per tutto quello che è analisi di documenti, come per esempio un CV. Prendiamo questo esempio. Un CV è caricato su una cartella di Google Drive e automaticamente le informazioni del candidato che ci interessano sono estratte dal documento e inviate su un Google Sheet dedicato. Ma non solo, una bozza di mail per presentare il candidato è pronta a essere corretta e inviata. Un altro caso simile è la generazione di carousel, magari le informazioni le preferite prendere su Google e da un video e mandarle su un Google Slide per creare il vostro prossimo carousel su LinkedIn. Ecco, allo stesso modo prendete il link di YouTube, le informazioni sono recuperate tramite il transcript, riassunte per un carousel e mandate sul vostro template Google Slide. Un altro caso di applicazione del no-code e dell'IA è sicuramente per la creazione di MVP, Minimum Valuable Product, che ci permettono di testare idee sul mercato velocemente, lanciare campagne di pre-sales, wishlist per i nostri prodotti o servizi, oppure creare demo personalizzate per i nostri clienti target. Questo può servirvi per lanciare la prossima SaaS company che genera storie per bambini, ma a noi per esempio è servito per collaborare con uno dei nostri clienti a un progetto un po' più importante, in quanto questo cliente è un'agenzia marketing che gestisce la comunicazione degli intercity tedeschi e ad oggi l'obiettivo del progetto è quello di permettere ai bambini di generare storie mentre viaggiano sul treno. L'intelligenza artificiale e il no-code stanno plasmando un nuovo mondo digitale, dove ognuno di noi ha il potere di creare, innovare e fare la differenza. Anche i bambini. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, seguitemi qui su YouTube, iscrivetevi ai canali social che trovate in descrizione e alla mia newsletter gratuita, dove pubblico quotidianamente consigli pratici per sfruttare l'intelligenza artificiale e automatizzare i processi noiosi della vostra azienda.